Auguri a tutte le mamme e un saluto a tutte le mamme che ci ascoltano. I primi 1000 giorni di vita, che quindi iniziano dal momento del concepimento, sono importantissimi. Questo perché il nostro comportamento alimentare e anche una corretta attività fisica riduce il rischio di alcune malattie. Quindi, mamme, comportiamoci dal punto di vista alimentare bene sin dall'inizio del concepimento, facciamo attività fisica. E continuiamo questo comportamento con i nostri bambini dalla nascita fino all'età dei 2 anni, come ci dice adesso Pierluigi. Perché ormai è assodato che le basi per avere una salute negli anni futuri si gettano nei primi mesi, nei primi 2 anni di vita. Questo termine dei primi 1000 giorni di vita, che va dal concepimento, quindi l'importanza di tutta quella che è, come diceva Anna Franca, la corretta gestione della gravidanza, una vita sana assolutamente sia dal punto di vista alimentare sia dal punto di vista ambientale, che poi si riflette su quello che è il benessere neonatale. Per cui è molto importante curare l'ambiente, curare l'alimentazione e anche l'aspetto emotivo, perché ormai sappiamo che quello che viene fatto, soprattutto nei primi mesi, il momento in cui il cervello è nella sua massima espressione, poi si rifletterà sulla salute dei nostri bambini quando saranno grandi, sia in termini di salute mentale, ma anche di tante malattie come l'aterosclerosi, le malattie cardiovascolari, l'ipertensione, il diabete, che sono il risultato di quello che è stato fatto nei primi 2 anni di vita. Quindi molto importante curare l'alimentazione, l'utilizzo anche degli alimenti sani, alimenti sani che sono essenzialmente il latte materno nei primi 6-7 mesi di vita, che è assolutamente da incoraggiare e insostituibile, e poi successivamente anche nella scelta dell'alimentazione, alimenti sani, alimenti prevalentemente di tipo biologico, di cui si conoscono le origini, e alimenti proprio dedicati all'infanzia, perché tutti questi alimenti hanno dei controlli molto più serrati rispetto a quelli degli adulti, anche tutti i livelli di sostanze inquinanti, di pesticidi, eccetera, o di metalli pesanti, sono ridotti ai minimi termini. Questo si rifletterà in una progressione sicuramente migliore del bambino dal punto di vista della crescita e una riduzione di tutte quelle che sono le problematiche nell'età successiva. Il motivo per cui abbiamo deciso di intitolare questa giornata dedicata alle mamme, Mamme sicure e felici, è proprio questo, quello che ci ha raccontato Pierluigi. Non esiste una discontinuità dal momento del concepimento al momento del parto alle prime fasi dell'età neonatale, quindi e pediatrica. Tutto quello che giorno per giorno noi facciamo sono dei piccoli passi per garantire un futuro sicuro e felice ai nostri bambini. Questa sicurezza in questo periodo in cui intorno a noi vi era il coronavirus ha comportato evidentemente che le mamme in attesa, ma anche i bambini e tutte le famiglie, rimanessero in casa a lungo, isolati ovviamente dal resto dei rapporti sociali. Questo probabilmente è un ruolo non favorevole a quello che noi intendiamo come benessere in generale delle esperienze e del percorso nascita e ha messo a dura prova le famiglie. Quindi questo era il momento in cui, oltre a un comportamento e una dedizione maggiore a quella che era la cura dei menù che sceglievano le mamme tutti i giorni, ha richiesto comunque un grande sforzo per poter mantenere un minimo di attività motoria anche all'interno della casa, che di fatto, costruita su una fantasia, per esempio, di muoversi a ritmo di musica con magari altri bambini se erano in casa, può aver creato in famiglia quel buon umore di cui Pierluigi parlava e che tanto importante è per lo sviluppo del bambino anche quando esso si trova in utero e sta piano piano diventando da embrione feto e quindi poi si prepara alla nascita. Ma anche per il benessere della mamma, perché una mamma felice arriva con una forza interiore enorme al parto
E anche i momenti difficili che succedono dopo il parto, durante l'allattamento, la fatica che questo gesto così generoso e importante può comportare, probabilmente può ricorrere a delle risorse psicologiche molto importanti. E associata a quello che diceva Anna Franca, dal punto di vista dell'alimentazione, il fatto che in questo periodo le persone sono state molto più tempo in casa, e molti si sono dedicati alla cucina, quindi questo si è tradotto in un effetto ingrassante, tanto che il peso medio delle persone è aumentato di 1,5 kg, mi sembra di aver letto, in questo periodo. E una cosa che bisogna sempre stressare, che è estremamente importante, soprattutto iniziando fino da piccoli, evitare di confondere l'affettività con l'alimentazione. Perché molto spesso, perlomeno per una tradizione italiana, le mamme tendono a confondere questi due aspetti. E sappiamo ormai che l'obesità è un problema estremamente serio. Noi abbiamo un 30% poi di ragazzi dai 6 ai 12 anni che sono in sovrappeso e un 15% proprio francamente obesi. E sappiamo che l'obesità è un fattore assolutamente importante da combattere, perché poi è un precursore di tutte le patologie di tipo degenerativo, cardiovascolari, del diabete, eccetera, che si riflettono nell'età adulta. Quindi un'attenzione particolare è evitare proprio la sovralimentazione, associata a quello che diceva anche Anna Franca, al movimento. Il movimento si poteva fare anche in casa, e ora che ci sono state un po' delle aperture per poter uscire, fare delle passeggiate, andare in bicicletta, sfruttare questi momenti sempre nella dovuta consapevolezza di essere tranquilli del distanziamento sociale, di stare attenti a evitare assembramenti, eccetera. Però il movimento è essenziale per un bambino che sta fermo sicuramente non è nel suo ambiente ideale, quindi questi due aspetti vanno assolutamente considerati e ricordati attentamente. Come consigliamo alle mamme di alimentarsi? Certamente la dieta mediterranea è stata dimostrata universalmente essere una dieta vantaggiosissima. Noi viviamo in un territorio dove questo tipo di alimentazione, che rispetti la piramide alimentare, quindi contenga sicuramente carboidrati, proteine e una scarsa quantità di zuccheri, perché ricordiamocelo, gli zuccheri vanno ingeriti in bassissime quantità, e permessa dalla disponibilità del territorio. Viviamo in un paese, l'Italia, dove abbiamo la disponibilità di frutta e verdura fresca, di prodotti che seguono la stagionalità, e dove anche, per esempio, l'olio d'oliva ha una qualità elevatissima e quindi permette dei vantaggi che rispetto ad altre popolazioni di fatto dobbiamo approfittare di questi vantaggi. E proseguendo, sappiamo che molti bambini utilizzano dei cibi spazzatura, tipo le patatine, tipo i wurstel, tipo un eccessivo consumo di grassi saturi, in genere cioccolate, merendine confezionate, eccetera eccetera, che sarebbero da limitare. Non dico da evitare completamente, perché comunque c'è anche un aspetto di tipo emotivo che va rispettato, però da limitare nelle sue quantità e qualità. Quindi questo è molto importante, per cui nella merenda, invece di privilegiare l'utilizzo della merendina preconfezionata, sicuramente ha molti grassi saturi, anche vari eccipienti dentro il prodotto, magari meglio utilizzare una frutta e verdura che, come risulta anche dalle ultime statistiche, ancora è consumata in maniera molto limitata dai ragazzi, soprattutto nella fase dai 6 ai 12 anni. E sappiamo invece che frutta e verdura sono molto importanti, perché forniscono vitamine e sali minerali essenziali per il benessere dei nostri ragazzi.